canale posteriore, questo propulsore è l'ultimo di tutti, cioè un schiore che esce dalla casa di Sant'Agata Bolognese prima del passaggio a Liberdo, con 720 di coppia massima a 6500 giri, tocca i 355 km all'ora di velocità, aggiungendo 80 cavalli alla prima Ventador messa sul mercato. Quella che sentiamo durante la prova è potenza fulminea, apprezzabile in ogni impostazione di guida, dalla classica strada all'estrema corsa, passando per la sport che possiamo scegliere con la consueta comodità fornita dai pulsanti del quadro strumenti. Ma c'è anche un settaggio personalizzabile con la modalità Eco, sospensione attiva, trazione e sterzo. Si definiscono in base ai gusti per un feeling con la vettura ancora maggiore. Regolabile anche l'alettone posteriore, elemento di un equilibrio tipico della serie Aventador, che nella ultima mantiene la trazione integrale e sistema quattro ruote sterzanti, sinonimo di agilità in curva ma anche di stabilità. Una condizione necessaria a un'auto che rispetto alle versioni precedenti migliora l'efficienza anche del peso. Il prevalente utilizzo di fibra di carbonio consente di stare poco sopra i 1500 kg complessivi, aumentando la capacità di risposta alle sollecitazioni più esigenti. 7. Le marce di un cambio adatto sia alle prestazioni più istintive con la manualità delle leve al volante che a quelle metodiche del cambio automatico. In entrambi i casi la rapidità e precisione sono impressionanti, così come puntuale la